discutere perché non tutti sono d'accordo. Ruocco, anche voi avete avuto qualche problemino con queste benedette liste, no? Ci sono contestazioni, un ammiraglio che entra poi esce, e un po' di altre cose, insomma qualcuno che ritiene di essere stato ingiustamente retrocesso. Ma guardi, noi intanto abbiamo avuto una grandissima partecipazione alle nostre parlamentarie, dove si sono determinati i famosi listini proporzionali, quelli che poi di fatto determineranno, per quello che riguarda soprattutto i primi posti, le persone che effettivamente poi entreranno in Parlamento. Abbiamo anche in questo modo cercato di rettificare una scellerata legge che, appunto, che per elettorale che è stata voluta da questa maggioranza e che distaccava la scelta degli elettori da poi quelli che dovevano essere i loro portavoce. Noi abbiamo invece fatto in modo che attraverso il blog tutti potessero partecipare, infatti c'è stata una grandissima adesione e i listini sono stati determinati proprio dalle scelte delle persone che hanno partecipato, centinaia di migliaia di persone. Quindi non c'è problema, anche quelli che protestano, protestano ingiustamente, insomma, secondo lei? Ma intanto bisogna vedere le cause. Noi abbiamo un regolamento, certamente ci sono stati dei casi in cui non si rientrava in questo regolamento e sono state prese delle precauzioni. Allora, dopodiché è giusto che ognuno dica la sua, però è anche giusto che ci si attenga alle regole. Che poi alla fine queste benedette liste si facciano, però vi faccio vedere lo psicodramma, perché c'è. Ci sono polemiche e ci sono contestazioni anche dentro partiti che apparentemente non dovrebbero averne. Guardate. Esclusi e imbucati dell'ultimo minuto. Il risico delle candidature nei partiti si chiude fra gli psicodrammi, come quello di Nunzia De Girolamo, prima declassata dalla la lista campana di Forza Italia, poi paracadutata in Emilia come capolista, merito dicono di un incontro decisivo con Silvio Berlusconi. È andata peggio ad Antonio Razzi, che perde la poltrona. Si era salvato per un pelo con un ripescaggio nella circoscrizione estero. Alla fine il dietro front. Non mi candidano, non ci sono più posti. E questo è un problema che mi ha detto anche mia moglie, perché visto che sono sempre in movimento, non sono mai fermo, dice adesso non so come devo fare per sopportarti in casa tutto il giorno. Stessa sorte per Domenico Scilipoti, mai ripescato. Anche il Movimento 5 Stelle è in subbuglio, colpa di un avvocato ex renziano molto attivo in passato nella campagna per il sì al referendum, Nicola Cecchi, oggi candidato nelle liste grilline. Un passato ingombrante il suo e una nuova grana per Luigi Di Maio. Già ieri le gaffe non erano mancate. Tengo a precisare che io non sono un politico. Nel giro di poche ore l'ammiraglio Rinaldo Veri è salito e subito sceso dalla nave pentastellata. Nel comune di Ortona è già alleato del PD. Peccato che nessuno se ne fosse accorto in tempo e così è stato escluso. Al suo posto arriva la iena Dino Giarrusso. Ecco Ruocco, ho capito male o doveva subentrare lei a proposito di liste di strani? Cioè, lei all'inizio era data come... doveva prendere il posto di Vieri, poi improvvisamente si è deciso Giarrusso. Ma come le fanno queste liste? Come dicevo, io sono candidata nel mio territorio, sono stata votatissima alle parlamentari. No, ma non dico che lei non sia votatissima. Ringrazio tutte le persone che mi sostengono e mi hanno sostenuto. Sì, ma come le fanno queste liste? Poi per quello che mi riguarda non mi occupo di tutte le meandre. Delle sfide nell'uninominale, per cui va benissimo così. Oggi sono stata peraltro impegnata nella commissione d'inchiesta sui reati bancari, che ci sarebbe tantissimo da adesso dire. Ne parliamo. Ruocco, ne parliamo di questa commissione. È stata messa una relazione importantissima, però doveva essere congiunta e purtroppo non è stata non così è stata per congiunta. Volontà dei partiti. Anzi, insomma, vi faccio vedere. Che hanno coperto se... Ruocco, ma ci sarà, visto che non si capisce chi vincerà, addirittura qualcuno dice non vincerà nessuno, alla fine alleanze, il Movimento 5 Stelle che alleanze fa? Con Renzi? Ma perché, guardi, ma è veramente divertente. Vediamo in una commissione d'inchiesta sulle banche che votano insieme centrosinistra e centrodestra per coprire le magagne e i conflitti di interesse.
che i partiti hanno nel grande affare della torta spartitoria delle banche. Vediamo delle alleanze fittizie, poltronifici di fatto, perché i programmi della Lega, per esempio di Forza Italia, su alcuni punti sono completamente diversi. Cito la legge Fornero, cito la posizione sull'Europa e tanti altri, quindi un'alleanza per raffazzonare la maggioranza degli elettori, prenderli in giro purtroppo, per poi spaccarsi dopo 5 minuti. A questo punto l'unica realtà è il nostro programma. Noi abbiamo un programma fatto di 20 punti molto definiti, un candidato presidente, abbiamo delle liste adesso molto chiare, per cui questa chiarezza aiuterà alla composizione, ecco, di un a proposito di chiarezza, aspetti, il programma mette perché al voglio centro il benessere degli Cittadini. Però altri voglio introdurre un argomento, scusi Ruocco, perché lei ha detto noi abbiamo, ha citato anche la Lega, la Fornero, voi avete anche qualche punto in comune con la Lega, appunto la Fornero, alcuni temi sui vaccini. Senta che cosa ha detto Gianluigi Paragone, che è un candidato del Movimento 5 Stelle, proprio oggi alla radio. Potresti essere in qualche modo l'uomo del dialogo post voto con la Lega, Paragone? Penso proprio di sì. Sicuramente le candidature di Borghi, di Bagnai hanno una sensibilità culturale che è vicina alla mia e vicina anche a un certo modo di pensare dentro il Movimento 5 Stelle. Quindi su quei temi macroeconomici io credo che ci possa, e per quel che mi riguarda ci debba anche essere un dialogo aperto, anche penso sui temi della sicurezza. E quindi sì, posso esserlo tranquillamente. Sì, posso esserlo tranquillamente, un ponte del dialogo fra 5 Stelle e Lega. Ruocco, allora, qualche contatto c'è? Io voglio sfatare il mito della opposizione a tutti i costi anche durante la passata, cioè questa 17ª legislatura. Noi sono state diverse le occasioni in cui abbiamo votato con la maggioranza, per esempio parlo dei reati ambientali, c'è cioè la questione del biotestamento, sì, qui è quindi qualcosa ci sono di più, stati dei temi Ruocco, che ci hanno accomunato. È qualcosa di più, è un governo insieme, cioè non è... No. Votiamo ogni tanto. Detto, il discorso è questo, il governo in realtà è un mezzo attraverso cui si raggiungono degli obiettivi per i cittadini. Allora benvenga se ci sono forze in campo che vogliono mettere delle priorità precise, stabilite come le nostre, andiamo avanti tranquillamente. Anche con la Lega. No, posso fare un'osservazione? Perché... Ruocco, le abbiamo messe insieme tutti, insomma. Ma destra, sinistra, io ho sentito tutti. Perché io sono laureata con 110 lode e menzione a 22 anni. Quindi lei una laurea ce l'ha, abbiamo stabilito. E lavoro da 20 anni praticamente nel mio campo, sono commercialista, ho fatto revisione contabile, potrei raccontare il mio... Deve arrivare col certificato di laurea tra poco. Ancora, non voglio annoiare. Sfido tanti altri membri del Parlamento appartenenti ad altri gruppi politici ad avere il mio stesso curriculum, perché non si trovano così facilmente nel Parlamento italiano. Dopodiché sembra che il problema delle competenze sia emerso quando è emerso il Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo il maggior numero di laureati nel nostro gruppo, per giunta ieri è stata presentata una squadra appunto da Di Maio dove hanno dimostrato peraltro degli esplendidi curricula tutti quante le persone che sono state presentate. La squadra non c'è ancora di governo, arriverà. Mi scusi, non ho sentito. Dico, la domanda. Squadra di governo non c'è ancora, arriverà. Beh sì, siamo ancora lontani. Ma quando, diciamo, secondo, dalle elezioni, quando prima arriveranno delle elezioni, questi competenti? Come si dice, quando scusa? Arriveranno questi competenti, Ruocco? Cioè quando li presenterete i ministri, candidati ministri? Ma prima delle elezioni sicuramente. Prima delle elezioni. Ma se posso, direttore, dire fare questa osservazione, perché anche su questo secondo me si vede un po' la diversità della proposta politica, secondo me, di noi con l'Italia Odissea, di quello che ci sarebbe bisogno in questo Paese. Io credo che il dibattito tra competenze e incompetenze in questo caso sia assolutamente astratto. E perché però c'è visto solo, che lo, no, c'è solo un usato, tribunale eh? Per noi. Sì. Io ti ho dato la fiducia, bravi, avete ragione, tra l'altro abbiamo fatto schifo noi, andate a governare voi. Quando governi devi dimostrare di essere capace.
Cioè il cittadino ti ha dato la fiducia, devi dimostrare di saper tappare il buco di quella strada, di andare in periferia, di pulire, quel giardino. Poi saranno i cittadini a farlo e la sconfitta della politica sta esattamente questo. Se il Movimento 5 Stelle non è il problema che si fa bene a proporsi al governo, ma se quando va poi al governo, questo è il dibattito che c'è, e questo è fatto, non, si vede che non è capace di governare, questo dice che non sei competente. Lupi, lei dice che Roma hanno dimostrato che non lo dico io, credo che lo dicano, perché loro non sono ancora stati al governo. No, come no? Infatti, sono stati al governo di Roma, sono al governo di Torino. Guardi, lo scusi, dico io la fatto, poi, ripeto io la filastrocca. No, lasci stare. Evitiamo che le persone da casa siano. Posso farle un esempio, poi le do la parola. Riferimento al governo di Roma, dove ci hanno lasciato poco circa 15 miliardi di euro di debito. Noi ne abbiamo fatto zero. Se non avessimo fatto schifo non sareste stati andati al governo. Però mi faccia parlare, scusi, nonostante il fatto che non abbiamo indebitato i cittadini romani, stiamo asfaltando centinaia di chilometri di strade con appalti puliti, abbiamo avuto anche i complimenti dell'autorità anticorruzione, stiamo assegnando il maggior numero di case popolari, abbiamo consegnato il bilancio nei tempi ed è un bilancio comunque al di là di quello che racconta. Contano, noi abbiamo amministrato bene queste città. Le cose si sta... l'ATAC ce l'hanno consegnata con 1.300.000.000 di euro di debiti. Invece di vergognarsi, devo fermarmi un attimo. Ci hanno consegnato questa situazione cui stiamo ponendo rimedio, loro sfruttano le loro inefficienze per poi riversarle sul governo. Di inefficienze attuale. Ne parliamo tra poco, anche perché parliamo tra poco di temi. Voi la volete lasciare nella povertà chi non ha uno stipendio? Scusi, quando si tratta della materia economica bisogna avere ben chiaro l'obiettivo. L'obiettivo del reddito di cittadinanza non è dare il reddito a chi si gratta la pancia, questo Lupi lo sa benissimo, è il discorso di dare la possibilità ai giovani e ai meno giovani di inserirsi nel mondo del lavoro in un momento di grande cambiamento del mondo del lavoro e quindi di far incrociare la domanda e l'offerta molto più rapidamente senza avere da parte dei giovani l'angoscia di dover scappare via dall'Italia perché in quel frangente non hanno un reddito. Magari suo figlio o i figli delle persone chiaramente più avvantaggiate, ringraziando il cielo, si possono permettere di non avere un paracadute. Ci sono tanti altri giovani in Italia, purtroppo, deve essere garantito un paracadute in questo momento di transizione. Leandri, che volevo fare una domanda, Ruocco. No, ti devo dire, direttore, è la prima volta che assisto a un confronto elettorale di questa campagna elettorale tra due. E io ho la sensazione che questa campagna elettorale sia uno spot verso l'astensione, perché alla fine di questo confronto io non ho capito la Ruocco dove trova le coperture della sua principale proposta e quando va in Parlamento chi è l'interlocutore, perché io può essere pure che prendono il 51%, ma siccome non lo prendono dovrebbe dire dove trova le coperture e con chi vuole fare le cose. E l'onorevole Lupi a sua volta che parla di programma di centrodestra, il programma del centrodestra non c'è, sono quattro paginette e poi noi tutti i giorni vediamo la campagna elettorale dei separati in casa. Salvini vuole sforare il 3% e Berlusconi va a rassicurare l'Europa. E Salvini vuole abolire la Fornevo, Berlusconi non la vuole abolire, Salvini vuole mettere i dazi e Berlusconi no. Quindi io domando di cosa stiamo parlando. Allora giriamo i nostri ruoli. Posso rispondere? Prego. Premesso che le coperture noi non ce le siamo inventate, ma le abbiamo consegnate all'ufficio competente in Senato dove abbiamo presentato la proposta e queste coperture hanno avuto la bollinatura degli uffici competenti e passano per una drastica riduzione delle spese inutili, per un aumento della tassazione però sul gioco d'azzardo, quindi ci sono tutto quanto uno schema di coperture. Tutto ciò premesso, io però voglio dire due cose sulle coperture. Lei lo sa che nel 2016, per esempio, la spesa pubblica, senza che nessuno se ne accorgesse, è aumentata soltanto per i primi 10 mesi di 15 miliardi di euro che sono finiti in rivoli e mancette e sono stati totalmente Quindi lei dice, i soldi ci sono. Perché investiti male?
Inoltre, sì, ma qua la cifra è alta. Devono anche sapere, perché io sono in commissione finanze, nonché in commissione d'inchiesta sulle banche, che quando c'è un'emergenza bancaria, miliardi di euro si trovano dalla sera alla mattina. E non parlo di emergenza per salvaguardare il risparmio bancario, perché quello si dovrebbe salvaguardare con una corretta normativa di tutela anche a livello europeo. Io parlo di coperture per mettere toppe agli errori e ai conflitti di interessi all'interno del sistema bancario. Allora si trovano 5 miliardi di euro per le banche venete, 3 miliardi e 100 milioni di euro cash per la Morgan Stanley. Allora io dico, soltanto per i pensionati, soltanto per i poveri d'Italia c'è uno stop perché i soldi non ci sono. È un discorso di scelte politiche. Vogliamo allora, a proposito di discorso di scelte politiche e regali alle banche, oppure fare un piano siccome serio. Si parla tanto